L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sulle azioni delle banche centrali anche in questo periodo. Nel corso degli ultimi mesi le politiche monetarie sono state rese via via più restrittive a fronte di dati di inflazione superiori alle attese e di un mercato del lavoro particolarmente solido, soprattutto negli Stati Uniti. Ora il mercato crede che la fase del ciclo di rialzi dei tassi stia raggiungendo un picco e anzi si stia avvicinando sempre più la seconda stagione, quella in cui le banche centrali incominceranno ad abbassare i tassi per sostenere l'economia. Questo in quanto alcuni indicatori paiono segnalare che le dinamiche che hanno sostenuto i prezzi e quindi l'inflazione nell'ultimo periodo stiano via via rallentando. A nostro avviso, se da un lato è verosimile pensare che la fase più repentina di rialzo dei tassi sia ormai alle spalle, forse è prematuro pensare che si possa tornare molto velocemente in un regime di tassi particolarmente bassi come quello che abbiamo vissuto nell'ultimo ventennio. E forse non si deve escludere che una politica monetaria più restrittiva potrà durare per un periodo più prolungato fino a quando le aspettative di inflazione non saranno ben ancorate ai target previsti e fissati dalle banche centrali. Queste sono in realtà poi né più né meno che le parole dette da molti membri del board della Federal Reserve americana. Cosa abbiamo fatto noi sulle linee target in questo periodo? Quello che abbiamo fatto sul lato obbligazionario è stato incrementare l'esposizione ai titoli di Stato europei, in quanto dopo i ribassi, forti ribassi visti nel corso del 2022, il profilo rischio-rendimento è divenuto via via più interessante. E quindi si è reso possibile catturare rendimenti che a fine 2021 erano molto prossimi allo zero, se non addirittura negativi. Oggi è possibile avere in portafoglio rendimenti prossimi al 3% senza eccedere sulle scadenze. Quindi la duration complessiva dei portafogli è stata aumentata, ma rimane ancora piuttosto contenuta, in attesa di valutare nei prossimi mesi, da un lato i dati macro e dall'altra le azioni delle banche centrali. Per quanto riguarda invece l'esposizione azionaria, questa continua a essere gestita in maniera molto dinamica, come è stato fatto nel corso di tutto questo 2022. Questo in quanto il contesto rimane estremamente incerto e a nostro avviso anche qui non si può escludere e non si deve escludere una possibile revisione al ribasso degli utili aziendali, che potrebbe portare ancora volatilità sui mercati finanziari e sui mercati azionari. Di conseguenza, l'esposizione azionaria viene gestita, aumentata e ridotta con l'utilizzo di strumenti derivati a seconda del livello raggiunto dagli indici dei principali paesi sviluppati. Non abbiamo infatti scommesse particolari su alcune aree geografiche, anche se dobbiamo ammettere che nell'ultimo mese abbiamo beneficiato del forte rialzo dei mercati azionari europei, in quanto non avevamo azzerato l'esposizione su quest'area, anzi eravamo rimasti un po' più costruttivi, visto anche il posizionamento particolarmente scarico da parte degli investitori.